Si è conclusa il 15 giugno la 16ª edizione del Biografin Festival, che si è svolta online. Abbiamo intervistato il regista Claudio Zulian del film We Were Not Born Refugees. Allora Claudio, puoi dirci come hai conosciuto le persone che raccontano la loro storia e come le hai scelte? Sì, le ho conosciute, diciamo, il film è frutto di una ricerca e di un punto di partenza chiaro in termini concettuali e cinematografici. Voglio dire che io volevo fare questo film, volevo fare un film che mostrasse la diversità e la complessità del fenomeno dei rifugiati. Perché a un certo punto, 3 o 4 anni fa, diciamo, quando c'erano questi momenti più algidi delle crisi, tra virgolette, perché realmente era una cosa, si è chiamato così, ma c'è molto da discutere, dei rifugiati, ero preoccupato sia come regista che come cittadino, diciamo, del fatto che dei rifugiati si cominciava ad avere un'immagine, che era quella che veicolavano i media, è legata solo e esclusivamente all'immagine delle navi in mezzo al Mediterraneo, piene di gente, no? E questo pieno di gente era una cosa generica. Io dicevo, non possiamo andare avanti a pensare che i rifugiati è come se fossero una specie di tribù, no? Una specie di gruppo umano diverso dagli altri, dimenticando fino a che punto la questione del rifugio prima ti riguarda da vicino, perché le leggi che ci sono in Europa sui rifugiati sono nate per i rifugiati europei alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Essere rifugiato non è una caratteristica della persona, è una caratteristica, è solo uno status legale. Per cui, per rompere questa immagine, io ho fatto un progetto di film. E il progetto di film era di cercare di mostrare la realtà della vita e delle peripezie di differenti rifugiati, e anche perché in Spagna la cosa funziona così: lo Stato non si occupa direttamente dei rifugiati, sono le ONLUS che li accolgono, che li distribuiscono, che gestiscono, e lo Stato paga le ONLUS per fare questo lavoro. Per cui, diciamo, è relativamente semplice cominciare ad avere contatti almeno con certi tipi di rifugiati, perché ci sono delle grosse strutture ONLUS che si occupano di questo, quindi si lavora con loro, si chiede, eccetera, eccetera. Dopodiché, per i rifugiati più diciamo, che sono stati rifugiati molti anni fa, che giustamente volevo mostrarlo, ho ricorso a conoscenti, eccetera, perché quello che volevo anche era mantenere un'unità di luogo. Tutti i rifugiati del film sono rifugiati che sono stati rifugiati, perché non sono più, che abitano a Barcellona o giusto nei dintorni, no? Appunto, una cosa che colpisce lo spettatore è quando Gabriel, che viene dall'Argentina, dice che le vessazioni, le brutalità che ha subito hanno fatto uscire delle cose che lui non avrebbe mai voluto far sapere al mondo, far uscire la sua aggressività, l'odio verso gli altri. E quindi volevo chiederti se ci puoi parlare appunto di questo aspetto, e in caso se ci sono stati momenti difficili durante le riprese e nel ricordare anche eventi del passato. Sì, diciamo, senza dubbio. Guarda, io è un tema che conosco abbastanza bene, perché prima di questo film ne ho fatto un altro sui desaparecidos in Guatemala, e l'ho girato in Guatemala, e diciamo, la storia di Gabriel è, da questo punto di vista, è una storia prototipica, e ha abbastanza anche un finale felice, perché in Guatemala di solito quelli che erano rapiti dalle forze dell'ordine, dopo li uccidevano, li torturavano e li uccidevano. Gabriel invece lo torturano e poi lo lasciano andare. Sì, diciamo, con Gabriel è stato una cosa molto intima fra di noi, perché ci conoscevamo bene, c'era anche una relazione di una certa ammirazione mutua, no? Per i nostri diversi lavori, per il suo orgoglio anche di maestro, no? Perché io gli ho sempre detto che è stato il mio maestro come compositore e come artista anche. E quindi queste cose sono venute fuori un po' alla volta, e con molto molto tatto, con
molta delicatezza. Per concludere, ti volevo chiedere, allora innanzitutto volevo far presente che appunto il tuo film non mostra solo le difficoltà che i rifugiati possono affrontare nel ricostruirsi una vita e quindi, come dici tu, non si sofferma solo sul dolore della perdita della vecchia vita, ma mostra com'è possibile ricostruirsi, per quanto è possibile, una vita nuova e riuscire a vivere di nuovo in sostanza in una nuova società che loro non conoscono. E ti volevo quindi chiedere per concludere, per dare appunto una nota di giustamente di speranza, e qual è l'aspetto più positivo che hai riscontrato nella realizzazione del film e nell'incontro con queste persone? Diciamo, sono persone, io credo che il film poi cerca giustamente di incidere su questo punto, no? Sono persone che portano qualcosa. In questo senso non ha senso di nuovo parlare di integrazione, perché quello che c'è è una trasformazione della nostra società grazie a questi fenomeni di migrazione, no? Che hanno, nel caso dei rifugiati, delle origini specificamente politiche, sociali o etniche, eccetera, no? Ci sono due o tre cose importanti e che credo che loro ce le portano. Una è che hanno vissuto la distruzione del loro contesto normale e si sono ricostruiti dopo. Questo dà un profilo psicologico molto forte, con una capacità di distinguere il bene e il male, l'importante di quello che non lo è, la qualità delle persone, la scadenza di certe persone, no? Che è veramente esemplare. E io credo, no, che praticamente tutti i protagonisti del mio film hanno qualcosa da dire. Grazie, questa bella conclusione anche di speranza. Salutiamo appunto il regista Claudio Giuliano, regista del film We Were Not Born Refugees, e alla prossima. Grazie Angelica, alla prossima.